sul palco di Expo Motori, giovanissimo, quarto classificato. Te di dove sei? Castelfranco Risorto. Ah, pilota di qua vicino, provincia di? Pisa. Pisa, Castelfranco Risorto, Morocco. Terzo classificato, il numero 15, Erba Stefano, su Bucci. Bravo! Guarda che occhialini, Vanni, che mi tocca mettere. Terzo classificato è Erba, aspettiamo qua sul palco e sentiamo anche da lui da dove arriva. Monza. Ah, ci siamo sentiti in settimana, complimenti sul podio. Allora, prima della premiazione chiamiamo tutti qua, eh. Secondo classificato, altro pilota lombardo, Sandoli Silvio, MB Factory. Eccolo qua, presentiamo intanto da dove? Milano. Milano Silvio. Eccolo qua, il pilota delle pit bike, lo conoscete, salta dalla rampa, dopo lo andiamo a vedere. Vieni qui, come ti chiami, Michele? Di cognome? Rigo. Rigo Michele, ma ha mai corso con voi? Con Olandi, con tutti i ragazzi qui. Uniforme. E ieri sera io ho visto fare delle cose che con la pit penso sia anche molto difficile. Poi dopo le andiamo a applaudire un po', eh. Cosa salti? Verso le 7. La moto anonima, non facciamo la pubblicità, ho visto che ha messo gli adesivi da Boo. Allora, primo classificato, pilota della All Shot di Santa Croce, Moscatelli, Luca. Ci raggiunga sul podio. Prima manche, thriller. Di dove sei? Viterbo. Tu è di Viterbo ma corri con la moto di Bernini, costruite qui a Santa Croce. Allora passiamo alla premiazione, Vanni, Marco ti passa le coppe, passiamo al quinto classificato, consegna dei premi. Quinto classificato è Bonuccelli Thomas. Poi andiamo con Morucco Gabriele. Giovanissimo, terzo classificato Erba Stefano, secondo classificato Sandoli Silvio e primo classificato Moscatelli Luca. Sulle coppe ragazzi, riprese Voglia di Moto, trasmissione in onda su vari emittenti nazionali, andate a seguire, bravi, complimenti, alla prossima ragazzi, ci vediamo spero a Torino, trasformate la licenza e partecipate alla Coppa Europa. Ora, sempre per questa categoria, facciamo un premio speciale, Vanni, qui abbiamo una scatolina rosa e premiamo la prima classificata delle ragazze, Mariotti Martini.